lettori e lettrici di Bergamo News, bentornati a un nuovo appuntamento domenicale con i discorsi al caminetto, come sempre nella meravigliosa location del Relais San Vigilio, in San Vigilio per l'appunto. Siamo in alto, ma diciamo che siamo con uno oggi che alle altitudini è abbastanza abituato, Simone Moro. Sì, ciao Simone, benvenuto. Ciao. Benvenuto al caminetto, grazie innanzitutto per grazie a voi per essere dell'invito, qua. Grazie a voi. Sei arrivato in elicottero oggi? Sono arrivato in elicottero nel senso che per essere qui con voi oggi ero in Alto Adige con l'elicottero per un lavoro e allora visto che dovevo rientrare sono rientrato prima e non ho preso coda, esatto. È stato un trasferimento che mi è costato, ma è sempre un piacere essere qua. Bolzano Bergamo in 40 minuti. Macchina 4 ore? No, sono due, se sei fortunato sono 2 ore. Se adesso arriva l'estate e hai fatto l'errore di uscire a Peschiera che c'è Gardaland, l'oretta in più, quindi sono 3 ore. Bene. Allora, ricapiteremo un po' quelle che sono stati i tuoi traguardi, diciamo. Hai innanzitutto scalato 8.000 su 14 totali. Sì. E hai anche il record mondiale di maggior numero di scalate, sempre sugli 8.000 in prima invernale. Esattamente. Alcuni di questi 8.000, di questi 8, in realtà li ho ripetuti più volte, no? Mm-hmm. Però sono 8 cime diverse dei 14 8.000 metri, anche se la mia specialità poi, come dicevi tu, è stata quella di provare a realizzare delle prime assolute nella stagione più inospitale dell'anno, che è l'inverno per l'Himalaya, dove fa già freschino a 8.000 metri, d'inverno fa ancora più freschino. Temperatura minima mai toccata? Mai toccata da me, non in Himalaya, è stato in Siberia, vicino ai 70 gradi sotto zero, nella montagna più alta della Siberia. In Himalaya siamo arrivati a 56 sotto zero, più l'effetto del vento, così, però insomma, ce n'è già per battere i denti. Quanti strati? No, non tanti, perché in realtà bisogna essere anche leggeri e quindi il materiale più caldo e più leggero al mondo è ancora il piumino d'oca e quindi abbiamo questa tuta in piumino d'oca che è leggera, pesa 3 kg tra il guscio esterno e l'imbottitura e poi sotto, vabbè, chiaramente bisogna vestirsi a strati, ma non pensiate che ci sia uno scafandro, ci sono le cose giuste. Ok. Facciamo un po' il rewind di quelli che sono stati i tuoi 55 anni. Da piccolo, il piccolo Simone Moro, quando guardava la montagna cosa pensava? Allora, innanzitutto il piccolo Simone Moro nasce in un quartiere di città a Bergamo, e sto parlando di Valtesse, San Colombano, ok? Ai piedi del mio primo Everest, che era la Maresana, ok? Dove sono cresciuto potendo giocare in Maresana senza l'ossessione genitoriale che spesso troviamo oggi, che ti descrivono il mondo appena fuori dal cancello di casa solo pieno di mostri e di pericoli, che c'erano allora e ci sono anche oggi e diventano sempre più grandi e pericolosi, tanto più la paura la si narra come paura da vivere. E io avevo la fortuna di poter giocare con i miei amici, ma anche con mio papà, andando su e giù per la Maresana, costruendo la casa sugli alberi, e quindi il rapporto con l'altezza non è stato un rapporto descritto come ostile, ma percepito solo con la giusta allerta che quando si cade dall'alto ci si può far male. Come ci si può far male a essere fermi davanti allo schermo di un telefonino o davanti alla simulazione di un gioco della TV. E quindi io sono un cittadino, che è un aggravante per essere uno che poi ha scelto di fare l'alpinista e andare in montagna, perché si sa che il cittadino non è visto come l'uomo virtuoso dal montanaro, ma come quello che non capisce un tubo, perché giustamente nascendo in città non è cresciuto con gli elementi di montagna. Quindi il bambino Simone Moro nasce a 500 metri dallo stadio e ricordo che le domeniche che non potevo andare lontano sentivo il boato dei gol fatti o subiti che arrivavano fino al cortile di casa mia. E la prima scalata invece qual è stata? La prima vera scalata? Allora, io sono cresciuto inizialmente da escursionista, ho fatto tutti i passi e questo è stato un gran bene, perché io andavo con mio papà sui sentieri della Maresana, poi del Canto Alto, poi delle nostre Orobie, poi i rifugi delle Orobie,
poi in vacanza in Dolomiti, prima andando a Funghi, poi per Sentieri, le prime scalate, seppur mitigate dalla presenza di scalette metalliche o cavi d'acciaio, quindi sto parlando di vie ferrate, le ho fatte a 7-8 anni col papà e i miei due fratelli. E le vie ferrate sono state il primo rapporto con la verticalità. Un rapporto sicuro, perché bisogna avere l'imbragatura, i moschettoni, tutta l'attrezzatura. Mio padre andò al CAI di Bergamo a fare il corso roccia, il corso d'alpinismo, seppur lui aveva una estrazione sportiva anche virtuosa, perché è stato campione italiano di ciclismo su strada amatori nel 72, se non dico una cavolata. E però per essere preparato e non portare i figli a farsi male, si fece questo corso. Ci comprò l'attrezzatura, ci insegnò a legarci, quindi la prima scalata tra i 7 e gli 8 anni in Dolomiti, poi abbiamo fatto anche le ferrate qui da noi, il sentiero della porta in Presolana e così via. Quindi ho fatto le cose passo passo e questo mi è servito e servirebbe per conoscere la montagna tutto tondo, prima nei profumi, poi nei sapori, poi negli odori, poi pian pianino su piani inclinati sempre più alti, la verticalità delle vie ferrate. Poi l'arrampicata, ecco le mie prime arrampicate con papà in Cornagera sopra Selvino, che sono dei torrioni alti di 30-40 metri, e lì avevo 13 anni. E poi da solo, diciamo, intorno all'inizio anni 90, più o meno intorno ai 25 anni, hai cominciato ad andare in alta quota. Sì, nel 92 ho fatto la mia prima spedizione. Prima di arrivare alla spedizione, mio padre, quando ha capito che mi piaceva, mi ha affidato a mani più esperte delle sue, Alberto Consonni all'inizio, e poi un altro amico e maestro della Val Brembana, Bruno Tassi, detto il Camos. Poi ho fatto alpinismo, non solo roccia, anche ghiaccio misto, le classiche sulle Alpi, e poi è iniziata la fase della prima spedizione nel 1992 in Nepal, subito all'Everest. Ah, subito all'Everest. Sì, e non finì bene perché arrivai con la stupidità dei vent'anni in cui ti senti immortale, non feci le tappe di acclimatamento, stetti male, molto male, perché un edema cerebrale, riuscii a incassare il colpo, rimasi sulla montagna a aiutare i miei compagni, non andai oltre i 7400 metri per promessa fatta anche al medico della spedizione, ma fu una bella scuola perché da lì poi imparai il valore dell'apprendimento, dell'umiltà, e feci le cose più tranquillamente nelle 70 spedizioni che vennero dopo fino ad oggi. Quindi 71 totale? Sì. 71 totale. Sì. E presto ce ne saranno altre, però ci arriviamo dopo. Questo. Sì, sì. E, tornando sempre al percorso che ti ha portato a diventare poi quello che sei oggi, c'è stato un momento in cui qualcosa nella tua testa ha fatto click e hai capito che questa era la tua strada, cioè ciò che volevi fare per tutta la tua vita? Allora, io sono stato educato dalla famiglia, insieme ai fratelli, a una cultura sportiva, a tutto tondo, dove anche nella cultura sportiva ci sta il saper perdere, il sacrificio, vedere che c'è qualcuno più bravo di te, essere disciplinato nella preparazione, essere disciplinato nel rispetto delle regole, che potremmo sintetizzare, lo sport insegna anche il senso civico dell'esistenza. Ed è una grandissima scuola, e prendo la tua domanda come assist per rilanciarlo anche alle famiglie. Il più grande investimento che un papà e una mamma può fare su un figlio è avviarlo ad uno sport, ok? In maniera ludica all'inizio, poi se gli piace, ok. La scintilla scatta quando lo sport che fai diventa un grande amore. Io ho fatto altri sport che mi riuscivano bene. Ho fatto gare di sci da fondo, ho fatto gare di nuoto, anzi ho imparato qui in Città Alta, dove ci troviamo adesso, nella piscina del seminario. Ero un dorsista, mi dicono, sto parlando anche lì, avevo 7-8 anni, anche sì, 7-8 anni. E poi me lo ricordo, vinsi anche qualche garettina. Poi lo sci da fondo, come ho detto, anche lì andavo bene. E poi mi feci contagiare dal papà con la bicicletta, ma il papà fece non dico di tutto, ma non fece nulla perché questo diventasse l'amore, e mi disse: guarda, fare il ciclista c'è veramente da far fatica, da sputare sangue. E ho scelto poi un'attività dove forse si fa ancora più fatica e non c'è neppure l'ossigeno da respirare. E quindi è stato un momento intorno ai 13 anni in cui mi sono innamorato veramente della verticalità, forse perché ero
il secondo di tre fratelli, con gli occhiali, bruttino, insomma, ero un ragazzino, diciamo così, che usciva da una famiglia non ricca, della bassa borghesia, e quindi quella per me forse è stata una sorta di, come di rivalsa. Scoprire che un qualcosa reputato pericoloso o per pochi mi riusciva bene, e forse è stato tutto un mix di elementi che mi ha fatto innamorare di questo, di questa cosa. Hai detto anche un'altra cosa: incassare bene il colpo. Quanto è importante per ciò che fai saper perdere, saper incassare il colpo, saper ripartire? Perché diciamo che 71 scalate effettuate, quante sono quelle andate a buon fine? In quante ti sei fermato prima? Cioè, guarda, penso di essere intorno al 30% di spedizioni fallite, forse anche 35. Ma in realtà, se noi pensiamo a un atleta affermato, quante Olimpiadi ha vinto nella sua arco di carriera? Ci sarà una, due, ok? Devo essere sincero, io sono cresciuto con il culto e la virtù del senso dell'umiltà. Io mi ricordo, il grande maestro è sempre stato mio papà e mia mamma. Mio papà, ricordo che si fermava a parlare con le persone più umili, ok? Dall'ambiente di lavoro, il mio papà ha lavorato in banca, si fermava a parlare col fattorino, non solo col direttore. Fuori dalla messa si fermava a parlare con la perpetua, non solo con... E mi diceva che dagli umili impari a rimanere umili, perché la vita in realtà è tutta una serie di decolli, ok? Il problema è che noi impariamo solo a decollare, ma è da atterrare. Quindi se poi diventi bravo e famoso e non hai mai imparato a stare da dove sei partito, ti puoi far male, tanto male. E la storia è piena di gente affermata che il giorno che l'età o i microfoni o le telecamere si sono girate su qualche altra attenzione, si sono sentiti persi, ok? E siccome per esistere, per vivere, noi facciamo tutta una serie di fallimenti per poi riuscire a vincere nel lavoro, nell'amore, nello studio, nella scelta degli amici, è tutta una serie di fallimenti, ok? Ma già il fatto di saper camminare, siamo gattonati, caduti un sacco di volte. Quindi il fallire è biologico dell'uomo. Chissà perché noi ogni fallimento cerchiamo di nasconderlo e non vederlo come il passo necessario per poter vincere. Ecco, io l'ho sempre narrato così, l'ho sempre vissuto così e lo vivo ancora così. Accettando ovviamente il fatto che, siccome la cultura del giorno d'oggi è devi essere bello, tatuato, abbronzato e vincente, se sei brutto, non abbronzato, sei abbronzato solo sulle mani e sulla faccia, vincente non sempre, tatuato zero, quindi sei uno sfigato. E io invece ho capito che ho fatto bene a rimanere lo sfigato per tante volte per poi essere quello che non è che vince, ma che magari è riuscito a scrivere la storia, come hai detto tu prima. I quattro primi assoluti, non è un record che può essere battuto, la storia è quella. Il primo sulla Luna è Armstrong, sarà lui anche se andremo 100 volte sulla Luna. Il primo in cima a 4-8 mila d'inverno è quel ragazzino bruttino e anche magari poco attraente che abitava a Valtesse San Colombano, da una famiglia medio borghese, che però ha avuto il fuoco dentro, si è innamorato del suo progetto. Ed è stato un progetto vincente, in questo senso lo possiamo dire. Nel corso poi di tutto quello che hai fatto, insomma, 71 spedizioni sono tante, perché insomma vuol dire che sono più di una all'anno, cioè la media sono due all'anno. Tu conta che la prima spedizione l'ho fatta nel 1992. Questa intervista la stiamo mandando nel 2023, possiamo dirlo, mi dicono sempre non fare mai riferimenti temporali, quindi nel 2023 va questa intervista. Dal 92 al 2023 ci sono 31 anni. 71 spedizioni, ogni spedizione dura 3 mesi, 71 per 3, 7, 14, 21, sono più di 210 mesi. 210 mesi sono più di 15 anni. Vuol dire che negli ultimi 30 anni io sono stato per più della metà, 24 ore su 24, nei luoghi più freddi, nelle quote più alte, e sono ancora vivo, ok? E quindi è per quello che dico, è stata una scelta vincente, nel senso che poi alla fine sono riuscito a trasformarla in una professione. Ma è stata anche una scelta vincente perché mi ha insegnato ancora di più a stare al mondo, perché viaggiando vedi, conosci gente diversa, culture diverse, religioni diverse, ritmi diversi.
E questo mi ha insegnato ad apprezzare ciò che magari qui da noi consideriamo ovvietà, tante cose. E invece in tanti paesi queste sono delle grandi ricchezze, quindi mi ha insegnato ad apprezzare ancora di più tante cose che noi, ripeto, reputiamo ovvie o scontate. E una di queste magari è anche il lavoro di squadra, perché comunque quando si va a fare spedizioni... Assolutamente. È un fattore. Peraltro, apro parentesi, ho letto che tu non usi la parola estremo per definire ciò che fai, è una cosa che non ti piace. No. Allora, nonostante ti sia accostato tantissime volte. Sì, certo, è un vocabolo che rende molto l'idea, che è molto utilizzato in ambito giornalistico, narrativo, perché quando dici estremo, uno fa subito capire che magari non stai bagnando i gerani, ok? L'unica cosa, sempre per l'educazione che ho avuto e per i viaggi che ho fatto, ho capito che estremo è un vocabolo che è pertinente per chi vive magari nella povertà, convive con una malattia, convive con la negazione di alcuni diritti fondamentali. Quindi sono situazioni estreme. Il mio di estremo, ok, in realtà è frutto di una scelta, ok? E chi di noi ha la fortuna di potersi scegliere le difficoltà, scegliere le situazioni difficili, diventa un privilegio. Allora non posso chiamare estremo un privilegio, sarei irriverente verso la fortuna che ho avuto dalla vita, e chi invece nel guano è obbligato a sguazzarci, ok? Ecco perché non lo uso, non perché voglio fare il falso umile, è per dare pertinenza, valore a un vocabolo. Quindi le mie sono avventure, difficoltà che mi scelgo, le ho addirittura trasformate in un lavoro, mi pagano anche, cioè, uno che vive nella povertà o vive nella malattia non è che lo pagano, farebbe così per evitare di averle. Ecco perché non lo uso, ecco, solo per questo motivo. Hai detto che scegli le tue avventure, mi racconti come arrivi a decidere quale montagna, in quale stagione, qual è il processo che ti porta a dire, spoiler, la prossima scalata sarà un 6.000 inviolato, giusto? Allora, è una bella domanda, è vero, la prossima sarà un 6.000 inviolato. E la scelta nasce da un percorso parallelo, un percorso culturale. Cioè, è importante conoscere la storia dell'alpinismo per capire da dove viene, come si è mossa e come potrebbe evolvere. Conoscere non solo la storia dell'alpinismo in senso relativo all'azione, ma anche geografico. Capire quali sono state le mete fino ad oggi, anche le mie, e quali possono essere quelle di domani. Allora, visto che le cime di 8.000 metri sono state scalate tutte prima d'estate e io ho contribuito a finire a scalarle d'inverno, oggi sono diventate una proposta turistica accompagnata e molto mitigata. Oggi sugli 8.000 ti organizzano il pacchetto all inclusive. Tu, proprio tu che mi intervisti, ti posso dire che sei esattamente il prototipo delle persone che fino a 10 giorni fa ho visto sull'Everest, di estrazione sociale medio-alta, perché la vacanza sull'Everest costa dai 100 ai 200 mila euro, ti danno sherpa, ossigeno, elicotteri arrivare al campo base, ti mettono le corde fisse, quindi oggi non è più una montagna da esplorare, perlomeno nella primavera, perché è il periodo più favorevole, e quindi l'esplorazione, questo è un termine pertinente, non si muove più laddove si muoveva una volta, dove adesso ci sono i turisti d'alta quota, ma bisogna cercare delle mete nuove, e ci sono migliaia di vette oltre i 6.000 metri inviolate, molte dei quali senza nome, dove l'uomo non ha ancora messo piede. Ok, quindi bisogna settare la ricerca su questi luoghi dell'Himalaya, del Karakorum, del Pamir, del Tien Shan, dove ci sono ancora questi luoghi incontaminati. E per assurdo, oggi puoi vederle in Google Earth, vedere come sono fatte e sapere che nessuno c'è ancora stato. Quindi ecco perché oggi mi innamoro di questi nuovi luoghi, perché sono gli 8.000 di oggi, ok? E quindi ecco perché ho scelto un 6.000, per aiutare anche le giovani generazioni e anche le aziende che dovranno aiutare e sponsorizzare i giovani a capire che l'obiettivo deve spostarsi e andare nella ricerca di queste nuove zone incontaminate.
chiudo la parentesi alpinismo, ne apro un'altra che è un'altra. Tu fai altre due cose molto importanti che fa parte della tua vita. Scrivi libri, anzitutto, ne hai scritti 12, e poi hai un'attività da pilota di elicotteri, sì. Insomma, no, non solo li piloti, ma proprio fai anche, insomma, pacchetti completi, sì, turistici. Sì, è vero. Allora, la necessità di scrivere, o meglio, la scelta di scrivere parte da una sentenza scolastica in cui la prof mi disse: tu non scriverai mai una paginetta di senso compiuto. E io non sono stato uno studente modello, non perché ero maleducato a scuola o perché non ero un demente o non sapevo studiare, non sapevo apprendere. Ero attratto mortalmente dal mio grande sogno, che è poi diventato la mia realtà. E quindi ho avuto la sfortuna di vivere in una scuola dove la valutazione nozionistica poneva alla fine dell'anno, quando mi ha bocciato, e mi ha bocciato più di una volta, invece di dire non studi, mi ha scritto troppi interessi extrascolastici, che dovrebbe essere una virtù, ok? Però vabbè, sono rimasto con, stavo dicendo odio, è una parola che non mi piace, non va usata, con il forte disprezzo di una scuola fatta in questo modo e professori che non hanno capito che dietro quel bambino e quei bambini, se c'è una progettualità e se c'è una grande dedizione, hai un gioiellino da proteggere, ok? Invece per fortuna non sono riusciti ad ammazzare questa mia motivazione. E attraverso la lettura dei libri, perché non studiavo ma leggevo, sono stato ispirato e ho capito quanto leggere e narrare di sé possa influenzare e ispirare anche le nuove generazioni. Quindi ho detto: se mi tengo per me le mie avventure, rischia di essere un atto di egoismo, ok? E quindi mi sono messo a narrare e far vedere alla prof che le paginette di senso compiuto sono 13 libri tradotti in 7 lingue, ok? Non ho fatto il nome della prof e non lo farò. E dei prof. E quindi la scrittura è diventata poi, tra l'altro, è anche una forma, seppur minima, di finanziare i propri progetti. Non sono uno scrittore, però se i libri oggi continuano a pubblicarli, continuano a chiedermi, si vendono, vuol dire che c'è un'aliquota di persone che apprezza anche forse la mia capacità narrativa. E quello dell'elicottero è stato il pensare al piano B della propria esistenza, perché sempre imboccato da papà e mamma, mi dicevano: guarda che se non riesci a mangiare facendo l'alpinista, cosa fai? Ok? Allora mi sono laureato con 110 lodi, visto che ero un somaro a scuola, ok? Sassolini è una figata, torno sempre. Mi sono laureato, avrei potuto fare il preparatore atletico, l'insegnante di educazione fisica, invece è stato la possibilità di avere una laurea e capire quanto potersi acculturare anche attraverso un profilo di studi sia una giusta scelta o un'opzione lodevole. E quella dell'elicottero è stato il piano B. Ho cominciato a pensare: ma Simone, il giorno che non scali più, o se ti fai male, come puoi vivere di un qualcosa di alternativo? Allora ho fatto anche il corso di guida alpina, che sono 4 anni, costa un sacco di soldi, e quindi potrei anche fare l'accompagnatore. Non ho bisogno di fare l'insegnante di educazione fisica, non ho bisogno al momento di fare la guida alpina. Ho cercato una cosa ancora diversa, dove non ci fosse un impiego muscolare, e quello dell'elicottero è stato un altro innamoramento. Ho capito che nelle situazioni dove c'è bisogno di una gestione emozionale, perché io poi pensavo di fare il pilota d'alta quota, ed è quello che sto facendo, il pilota del soccorso in alta quota, non sulle Alpi, perché qui da noi il percorso è diverso. Lo sto facendo in Nepal, poi perché no, tutti i miei risparmi li ho investiti comprando il primo elicottero e poi il secondo, poi il terzo. Ho detto: a Bergamo non può non esserci una ditta di elicotteri, con l'aeroporto più importante, i 3 più importanti d'Italia, uno è a Bergamo, no? Con 12 milioni di passeggeri. E gli ho detto: abbiamo una vocazione aeronautica, io ho visto che mi riesce bene pilotare, ho contagiato nella passione anche altri familiari, tra cui anche mio fratello, che è molto più bravo di me nella gestione aziendale, è molto bravo anche nel pilotare, abbiamo messo insieme questa realtà. Oggi sul colle della Maresana, perché poi i cicli si chiudono, affacciato su quella casa dove è nato Simone Moro, affacciato di rimpettaio al relais San Vigilio, dove ci troviamo adesso, e sui colli di Città Alta.
e quindi affacciato anche sulla città e sull'aeroporto, oggi c'è l'eliporto Piguet, che ho appena acquistato insieme ad altri tre soci, e lì c'è la base elicotteristica della Altitude Helicopters, quindi porto in giro anche turisti, tante volte anche stranieri, narro delle bellezze orobiche della Franciacorta, senza doverli portare per forza in Dolomiti o al Monte Bianco. E quindi è una proposta turistica rispettosa, perché non vado a infrangere nessuna regola o a disturbare chi non apprezza gli elicotteri, ok? C'è pacifica convivenza, o tale dovrebbe essere. E quindi Simone Moro è anche operatore e narratore delle proprie terre, mentre porto in giro la gente in elicottero e sono io che piloto o qualcuno del mio staff. In chiusura, una domanda che insomma devo chiedere a uno che passa negli ultimi 30 anni, ne ha passati 15, come dicevi prima, giustamente, in quota, in mezzo alla neve, così. Però prima chiedo a Paolo di portare il piccolo pensiero che dedichiamo ogni ospite che viene. Grazie Paolo. Prima di aprirlo ti chiedo e mi rispondi: Simone Moro, dove vai in vacanza? Allora, vado anche al mare, di solito cerco di combinare località che abbiano delle scogliere o dei porti dove si arrampica, quindi mi arrampico e faccio il bagno, ok? Però mi è capitato di fare anche vacanze più classiche, sono andato anch'io una volta a Sharm el Sheikh e ho preso anche il brevetto di immersioni PADI, ok? Mi è anche piaciuto, poi sono andato ancora, non è che sono andato solo quella volta a fare immersioni. Ok, allora adesso va per il regalo. L'abbiamo un po' toppato allora, forse l'effetto sorpresa è un po' saltato, però comunque ha il suo significato. Visto che insomma hai detto che maschera e boccaglio, vai a fare le immersioni, quelle sono maschere e boccaglio ovviamente per le tue vacanze al mare. E questo sarà un diario. E questa è un'agendina piccolina, pratica, che si tiene nella tasca, che non pesa, su cui quando sei bene, in quota puoi segnare, prendere appunti. Grazie. E insomma. Quindi adesso senso pratico. La prima vacanza devo farla al mare. La prima vacanza di farla al mare. Allora sarà contento mio figlio, che anche lui piace tanto il mare. Bene, bene, super. Non gli piace la montagna? Tanto. Ah, ok. Gli piace anche il mare. No. Perché la mela, l'albero, quelle cose lì. No. Gli piace tanto andare in montagna, gli piace tanto andare in bicicletta e andare al mare. Quindi le ha prese un po' tutte le passioni. Le ha prese un po' tutte. Dunque, chiudiamo ringraziando Simone Moro per questa bellissima chiacchierata. Ricordate sempre di seguirci, lettori e lettrici di Bergamo News. Ci vediamo ovviamente domenica prossima con un altro episodio di Discorsi al Caminetto, che è spento perché è estate, ma comunque resta Caminetto. Ciao a tutti, grazie. Ciao.